E tu cosa hai provato? Non ci avevo mai pensato prima. Dipendeva solo da me. Me ne aveva parlato un amico e poi l'ho detto a lei. Abbiamo superato le nostre paure. Ci siamo sentiti utili agli altri. Ora apparteniamo a qualcosa di importante. Mettiti in gioco, dona il sangue. Scopri come su avis.it. E ho il piacere di avere ospite questa mattina in collegamento Skype il presidente dell'Avis Nazionale, il dottor Gianpietro Briola. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, io vorrei partire da un dato, è stato presentato, alcuni dati che sono stati presentati in una conferenza stampa tempo fa, e il fatto che l'intenzione di donare sangue è sempre meno diffusa tra i giovani italiani. È così, dottor Briola? Ma questo è un dato che noi abbiamo recepito da un'indagine che abbiamo fatto con i nostri ragazzi. Però l'altra cosa che motiva il fatto che i ragazzi non siano intenzionati a donare è che non sentono parlare di donazione, quindi non vengono in qualche modo stimolati e suscitati alla donazione. Probabilmente dovremmo fare una riflessione su quelli che sono i nostri metodi educativi di passaggio delle informazioni, i nostri metodi per stare all'interno della nostra comunità. Quindi io penso, quando ero giovane io, le mie prime donazioni le ho fatte perché sono stato stimolato dagli amici all'oratorio che donavano già sangue e quindi mi avevano in qualche maniera indotto ad approcciare il problema. Forse insieme dobbiamo trovare delle metodologie, dei canali, dei filoni che ci aiutino a parlare meglio ai giovani di donazione, giovani che spesso stanno più sui canali social e attraverso i quali hanno delle informazioni che non sono legate sempre alla solidarietà, al bene comune, alla condivisione. Quindi sta anche a noi trovare modalità diverse sui canali, ma probabilmente riavvicinarli attraverso un dialogo, una discussione, un confronto. Quindi l'idea è proprio quella di rivedere delle vostre strategie comunicative, insomma, perché se appunto diceva che i giovani si informano sui social, TikTok, Instagram e altro, magari non sempre però poi hanno delle informazioni giuste e corrette. Sì, questo assolutamente sì. È un tema che riguarda le associazioni dei donatori che devono utilizzare un metodo, come diceva giustamente lei, più strategico attraverso i social, ma che riguarda un po' tutti, perché Porta la mica all'Avis era un motto che utilizzavamo fino a pochi anni fa, però noi conosciamo anche, per esempio, molte famiglie di donatori, quindi famiglie... Sì, mi sente? Sì, adesso sì, ecco, era sì. Partito sotto il jingle pubblicitario. No, stavo dicendo che, per esempio, conoscevamo fino a pochi anni fa molte famiglie di donatori, quindi il padre e i figli, il papà, la mamma e i figli. Quindi all'interno della famiglia, all'interno delle nostre comunità, bisogna che riparliamo di donazione, ripeto, riparliamo di valori, perché questo non può essere solo un tema dell'associazione e questo l'abbiamo ben condiviso con il ministro. Dobbiamo far passare quello che è il messaggio relativo alla donazione, ma poi gli strumenti li dobbiamo conoscere e condividere tutti insieme. Dottor Briola, ci dobbiamo fermare giusto un minuto perché abbiamo un tassativo da rispettare, poi torneremo insieme e ci darà qualche indicazione. Lo ripetiamo spesso, perché donare il sangue, soprattutto come farlo e chi può farlo. Resti con noi un minuto e siamo di nuovo insieme. Siamo collegati con il dottor Gianpietro Briola, presidente dell'Avis Nazionale. Allora, presidente, perché donare sangue? Perché è importante donare il sangue? È importante donare sangue perché il sangue di per sé e i suoi derivati o i suoi componenti, penso per esempio ai globuli rossi, alle piastrine o ai derivati come i farmaci cosiddetti plasma derivati, albumini, monoglobuline, sono dei farmaci essenziali, farmaci salvavita per molti pazienti e che non conoscono diversa fonte per la loro produzione se non la donazione del sangue.
Quindi è assolutamente importante ed indispensabile. E lei pensi che la mattina gli ospedali, se non avessero sangue nelle emoteche o non avessero i farmaci derivati, spesso non potrebbero aprire le camere operatorie, non potrebbero aprire le loro attività. Attività che possono essere gestite in acuto, ma anche molte attività ambulatoriali che vengono gestite in cronico. Penso per esempio ai pazienti talassemici, che necessitano ogni 15 giorni di trasfusioni per poter avere una qualità di vita sostenibile ed accettabile in maniera tale da svolgere le proprie attività quotidiane. Quindi, ripeto, è un gesto assolutamente indispensabile ed insostituibile. Per il momento il sangue artificiale non esiste ed è un impegno civile, è un impegno umano e solidale quello di contribuire a un dovere che si trasforma poi in un diritto di tutti i cittadini. Dottor Briola, chi può donare il sangue e soprattutto come si dona il sangue? Sfatiamo anche qualche luogo comune, qualche paura che magari ancora in qualche modo ecco, attanaglia chi non l'ha mai fatto, vorrebbe farlo, ma ha qualche tentenne, insomma. Il sangue può essere donato da tutti quelli che sono in buone condizioni di salute, che non hanno mai avuto malattie particolari, penso per esempio a malattie oncologiche, malattie autoimmunitarie, ma su questo poi si può avere un colloquio con il medico prelevatore o il medico che dà l'idoneità alla donazione, che non hanno mai avuto malattie virali trasmissibili, penso all'HIV, HCV, all'epatite B, e che non abbiano comportamenti cosiddetti a rischio e quindi a rischio di infezione e quindi di trasmissione di malattie e che non facciano poi terapie particolari, penso per esempio alle terapie anticoagulanti o antiaggreganti. L'età va dai 18 ai 65 anni, sia per gli uomini che per le donne, si può arrivare a 70 anni se le condizioni di salute lo consentono, serve un peso di almeno 50 kg e le donne in età fertile possono donare il sangue intero 2 volte l'anno, mentre gli uomini lo possono fare 4 volte con un intervallo di 90 giorni, mentre invece il plasma può essere donato una volta al mese, così come le piastrine. Esistono tipologie diverse di donazione a seconda del prodotto che si vuole avere e c'è una cosiddetta, quella più classica, la donazione di sangue intero, che viene prelevato tutto il sangue, messo in una sacca e poi centrifugato e separato in laboratorio in maniera tale da avere a disposizione i globuli rossi, il plasma e le piastrine, perché clinicamente si cerca di dare al paziente quella componente che per lui è carente senza sovraccaricarlo di ulteriori componenti che invece per la sua patologia non sono o non fossero assolutamente idonee. Esiste poi la tipologia di donazione cosiddetta inaferesi, nella quale viene prelevato il sangue del donatore, viene centrifugato immediatamente dalla macchina, viene trattenuta la parte o le parti che interessano al momento della donazione, quindi o il plasma o le piastrine o plasma, piastrine o plasma e globuli rossi, e la parte che non viene utilizzata viene rinfusa al donatore. La più classica delle donazioni è la donazione di plasma, per cui viene prelevato il sangue, centrifugato, si trattiene il plasma e la parte, diciamo, corpuscolata, quindi piastrine, globuli bianchi e globuli rossi, viene rinfusa al donatore. La differenza sta anche nel tempo della Certo. donazione, Dottor perché Briola, mi la scusi se la donazione a sangue intero è di interrompo. circa. Dottore, mi scusi, perché abbiamo poco tempo. Volevo dare qualche indicazione un po' più pratica. Se io domani mattina dovessi decidere di andare a donare il sangue, dove devo recarmi e soprattutto che cosa non devo aver fatto il giorno prima o il giorno stesso? Allora, può recarsi in un ospedale che abbia un centro trasfusionale dove si faccia raccolta, oppure si può donare per iscriversi in una delle sedi AVIS presenti sul nostro territorio,
oppure a seconda dell'organizzazione del territorio, quindi delle regioni, si può donare in un centro di raccolta gestito direttamente dall'associazione, che può essere un centro di raccolta fisso o un'automoteca. Ci si presenta, si fa il primo colloquio e si valuta con il medico se le condizioni che dicevamo prima in clinica lo consentono, e fatto questo si fa il prelievo. Si fa il prelievo qui a seconda anche qui di come ci si è organizzati sul territorio, esiste la donazione cosiddetta differita, quindi si fa il prelievo, se gli esami sono normali e quindi sono regolari si viene chiamati per la donazione dopo una decina di giorni, una quindicina di giorni in tempo di vedere gli esami, oppure in altre zone viene fatto direttamente la donazione in contemporanea con certo. il primo prelievo. Devo essere a digiuna? Circa una mezz'oretta. Devo essere a digiuno? Non serve essere a digiuni, si possono fare, soprattutto questo vale per i donatori cosiddetti periodici, si può fare una piccola colazione con caffè, tè, bisogna limitare molto per esempio lo zucchero, non assumere grassi, per esempio non va bene il latte o formaggi se si deve fare la donazione in aferesi perché aumenta la chilosità del sangue, però non serve essere digiuni, basta fare una piccolissima colazione e aver bevuto soprattutto per non avere calo pressorio poi. Benissimo. E allora, per qualsiasi informazione, c'è il sito internet avis.it, ma come ha detto anche il dottor Briola, recatevi nell'ospedale della vostra città dove c'è un centro trasfusionale, sicuramente i medici saranno a disposizione per chiedere, per darvi tutte le informazioni di cui avrete bisogno. Grazie Presidente dell'Avis Nazionale, dottor Gianpietro Briola, per essere stato con noi quest'oggi. Speriamo, insomma, in qualche modo di aver sensibilizzato anche solo una persona che domani si recherà in un centro trasfusionale per donare il sangue. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie ancora.